non ero ancora nato, però mi ricordo che ho fatto il... Intanto buongiorno a tutti. Ricordo che però negli anni 70 suonavo il trovatore con la banda, cioè con il corno, e con vicino a me ottantenni che avevano combattuto la prima guerra mondiale e che quando suonavano il trovatore non sbagliavano mai il ritmo puntato, tipico, marziale che ascoltiamo nel coro, per esempio lo squilli e cheggi, la tromba guerriera, e che oggi sempre più poi parlerà di questo il maestro Stamberg, viene un po' dimenticato questa esattezza ritmica e questa esecuzione che comunque all'epoca, ancora negli anni 70, 80, era ricordata come tradizione. Comunque, solamente alcune note molto schematiche, perché voglio lasciare spazio al maestro Steiner e a Paul Caron, due musicisti, musicista e registi di fama internazionale e professionisti che hanno la mia più grande stima. Sono persone che non solo hanno studiato l'opera, ma la conoscono profondamente. E per fare quest'opera sono necessarie persone di questo livello, se no non si esce dal trovatore. Solo alcune suggestioni, alcuni chiarimenti e inquadramenti. La prima cosa, bisogna ricordare che il trovatore è la seconda della trilogia romantica verdiana. Prima c'è Rigoletto. Con il Rigoletto, torna agli anni 50, Verdi passa alla seconda maniera, allarga dal punto di vista formale, cambia il suo stile, cambia il suo modo e passa nella seconda fase. Ad un certo punto decide di fare il trovatore, vado avanti molto schematicamente, sceglie Camarano perché più librettista, più conciso, più adatto a quest'opera. Camarano però è un uomo che non ama l'apertura formale e ritorna in una forma molto, molto solida dell'opera dei primi anni 50, dei primi 50 anni dell'Ottocento. E questo impone a Verdi di ritornare in uno stile, se vogliamo, un po' precedente, in un modo precedente. Però ci ritorna con la maturità che aveva già sviluppato nel Rigoletto, e quindi su quest'opera si trova la forma molto stretta dell'opera italiana, una solidità di struttura con quattro atti, con le scene, due scene che cambiano ogni atto, un atto viene raccontato, un atto precede l'azione, prima parte della scena, di nuovo nel secondo atto si racconta, nella seconda parte si procede, quindi una struttura molto solida. E Verdi si inserisce in questa struttura formale. Anche un'altra cosa molto importante, che Camarano è il librettista della Lucia di Lammermoor, autore librettista che amava molto anche queste atmosfere gotiche, e quindi ritroviamo scene lunari sempre notturne, quale era molto sapeva veramente muoversi in questo campo. E andando avanti, Verdi praticamente porta tutte le strutture dell'opera, l'aria, la cartina, duetti, terzetti, concertati, cori, a quelli che sono oggi un punto di riferimento. Quando io devo fare un esempio di una cabaletta, faccio l'esempio della pira o quella del baritono. Le arie dell'opera sono la perfetta portare a compimento un percorso che è cominciato con Bellini, Donizetti, Verdi e nelle varie aree dell'opera. La stessa cosa vale per i duetti, i terzetti, e nei concertati, per esempio, Verdi con grandissima genialità trova una nuova spazialità con interni, con sovrapposizioni, e quindi dà il via a una seconda parte. Quindi il trovatore può essere preso come punto di riferimento dei 50 anni precedenti la sua composizione. Tanto che quando è stato eseguito ha continuato a essere subito ripreso come il Barbiere di Siviglia, sono delle opere perfette, riuscite perfettamente, e da lì ha cominciato la sua grande fortuna. È diventata una hit importantissima anche degli organetti di Barberia, tutti lo suonavano, il sconto col sanguigno del Miserere era una delle cose più
eseguite dagli organetti di barberia nelle strade di tutta Europa, dappertutto, perché lo diceva anche Verdi, ascolterete il mio trovatore. E poi dentro un'altra cosa che nel quale Verdi si è ritrovato sono i temi a lui cari, quelli della famiglia e quelli anche di un destino, di un fato ineluttabile, questo mi vendica che Azucena dice ritrova a un certo punto, li porterà tutti alla a una brutta fine. Le riconosciamo perché mette sempre il suo accordo in settima diminuita, mette i tromboni, tutti i segni che andrà sicuramente male poi durante il corso dell'opera. Quindi, insomma, abbiamo per fare quest'opera sono necessari, come diceva prima il sovrintendente, un ottimo coro, abbiamo qua il nostro maestro del coro, perché i cori del trovatore sono comunque impegnativi, richiedono al di fuori della capacità tecnica, dell'esecuzione, tutte queste cose, richiedono anche gusto, senso della frase e esattezza ritmica e buon colore, ricerca del timbro. E devo dire che noi abbiamo con l'orchestra, la nostra orchestra sulla musica italiana in modo particolare ha una marcia in più al gusto, al suono, alla ricerca, insomma. Il cast è un ottimo cast e quindi lì siamo a posto, come diceva Caruso, è molto facile fare il trovatore, basta avere i migliori quattro cantanti del mondo e quindi ha subito messo un'asticella altissima. E poi, come dicevo prima, e qua gli lascio la parola, il regista è il maestro Steinberg, è un musicista ecletico, conosce l'opera italiana meglio di me e ha saputo trovare veramente con la nostra orchestra e con le masse, con i cantanti, la giusta alchimia e chimica per fare una grandissima esecuzione. Lascio la parola a loro, grazie.